Maison Royale. E la dimora preziosa del relax, del design e dell'ars vivendi. Elegante e raffinato, funzionale e comodo, il Bed and Breakfast è dotato di romantici balconcini che si affacciano sulla via del passeggio, in zona ZTL, dove la sera musicanti di strada si esibiscono con le loro seducenti melodie e una miriade di suggestivi locali invitano ad incontri conviviali. Trovandomi, diciamo, a sfogliare queste pagine su internet, ho visto appunto questa abitazione, diciamo, bellissima, con degli interni, con degli stucchi, con dei lampadari molto belli, diciamo che è una cosa diversa dalle solite, e ho selezionato appunto questa soluzione proprio perché si adatta anche alla mia tipologia di lavoro. Guardando appunto queste immagini mi è venuto in mente, diciamo, di accostare la mia vacanza lavoro con una nota in più per poter star meglio, diciamo, in una struttura che mi sembrava molto molto più elegante che il classico albergo di lusso 4 stelle. Di riferimento per tutti quei viaggiatori che desiderano un'alternativa all'accoglienza spesso fredda e anonima di un hotel di lusso e cercano una residenza di charme che rifletta le caratteristiche, i sapori e i colori del luogo che la ospita. Diciamo che un arredamento molto contemporaneo, ma nello stesso tempo contemporaneo elegante, ma di quell'elegante non pacchiano come si può trovare magari in quelle case, in quegli alberghi dove non ti danno nulla, dove non ti dicono nulla. Qua troviamo, diciamo, la raffinatezza e l'eleganza di un arredamento firmato di alta classe, di alto design, dove appunto ogni forma è sostanza, cioè, capito? Cioè, tutte le cose che vediamo in questo bed and breakfast si vedono comunque da pochissime parti: dei lampadari con Swarovski molto belli, un divano molto comodo con delle poltrone, con dei tessuti particolari. Cioè, è stata studiata comunque sia una soluzione, diciamo, ottimale per quanto riguarda un bed and breakfast, difficile da trovare. We'll be right back.
volontari mi hanno comunque accolta in un modo particolare, diciamo con dei fiori all'ingresso, all'arrivo, con una colazione abbastanza importante la mattina, insomma, cioè delle cose diciamo particolari, delle coccole particolari che non tutti comunque sia ti possono dare. Che trasmetta il calore di una casa privata e che doni il giusto comfort alla propria vacanza. Maison Royale si dipana nei lussuosi ambienti di un palazzo storico del primo Novecento che sorge nella zona residenziale più suggestiva e tranquilla di Pescara, in pieno centro cittadino e a soli 100 metri dal mare. Allora, mi ha colpito maggiormente trovare un'ambientazione così in un centro di una città come Pescara, una cosa un po' insolita, una situazione diversa, diciamo, da quelle che magari possiamo trovare nelle grandi città come magari Roma, Torino, Milano, che in una città come Pescara mancava una situazione così, davanti al mare, comoda, nel centro, dove tutti i servizi, stazione vicino, quindi più di così. La città di D'Annunzio, che ancora oggi chiama a vivere la propria vita come fosse un'opera d'arte e indica con orgoglio la spiaggia dorata dell'Adriatico a due passi dalle cime più alte dell'Appennino, che racchiudono tre parchi nazionali, un parco regionale e ben 38 aree verdi, ecco a voi Maison Royale, il luogo ideale per le coppie innamorate che intendono trascorrere momenti indimenticabili in totale riservatezza, coccolati dall'eleganza e dal lusso di magiche atmosfere.